Pensare alla madre lo commosse e le lacrime scesero sulle pallide guance senza che riuscisse a frenarle, nonostante si fosse ripromesso di non mostrarsi debole. Per fortuna non divideva la cella con altri compagni di sventura, dal giorno prima lo avevano separato dal figlio Federico di Bade. Udì il rumore del catenaccio e si affrettò ad asciugare gli occhi con il bordo della ruvida camicia di tela. Entrarono sui secondini, erano molto di più di due semplici guardie. Per custodire il prigioniero di sangue reale, l'angiolo aveva scelto nobili di sua fiducia. Uno dei due parlava soltanto francese e si rivolgeva al corradino senza mai guardarlo negli occhi. L'altro era un napoletano che amava parlare e ascoltare, e si era presentato con un inchino e un sorriso. Signore, mi chiamo Bartiano da Pozzuoli. Ora, mentre apparecchiavano il tavolo con ciotola di legno, cucchiaio, fiaschetta di vino e il cibo contenuto in una cesta, Corradino disse a Bardiano: vorrei notizie di mia cugina, la principessa Beatrice. Sta in buona salute, di corpo e di spirito. Lei non vive in una cella, come vi ho già detto, bensì in un quartierino nella parte di Castel dell'Ovo che guarda verso la città. La servono due ancelle e le sue finestre non hanno sbarre. L'altro nobile secondino non capiva l'italiano, ma ci provava. Le orecchie quasi gli vibravano nella sforza. Credevo che mia cugina fosse rinchiusa in questo medesimo castello, osservò Corradino. Vardiano gli spiegò: la gente di Napoli chiama Castel dell'Ovo questo castello di San Salvatore, il più antico della città, fondato sull'isolato di Megaris. Dove aveva la sua villa il patrizio romano Lucullo e dove si stabilirono i monaci di San Salvatore per costruire la chiesa, la medesima scelta da vostra cugina Beatrice per ascoltare la Santa Messa ogni mattina. L'edificio nacque insieme alla città di Napoli e Virgilio, poeta e mago, provvide a nascondervi nuovo. Napoli e il suo castello non verranno distrutti fino a quando l'uomo resterà intatto, altra monta di Roma qui.